Esiste un indicatore di bilancio che ti permette di ricavare moltissime informazioni sulla capacità della tua azienda di produrre reddito e generare profitti. Uno dei KPI più importanti da monitorare attraverso un controllo di gestione strategico della tua azienda. In questo video andiamo a conoscere l'EBITDA, detto anche margine operativo lordo, che ti permette di avere indicazioni fondamentali sullo stato di salute della tua attività di impresa. Mi chiamo Giuseppe Di Domenico, sono un imprenditore e ho fondato una società di consulenza specializzata nella gestione finanziaria delle PMI, nel controllo di gestione strategico e nella ristrutturazione dei debiti aziendali, la Di Domenico e Associati, che negli ultimi 10 anni ha affiancato più di 1900 PMI. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, ti invito a iscriverti al canale cliccando sull'icona che trovi qui in basso e ad attivare la campanella per essere avvisato sulle novità in tema di gestione finanziaria aziendale, controllo di gestione strategico e ristrutturazione dei debiti. Come sicuramente saprai se mi segui da un po' su questo canale, attraverso il controllo di gestione puoi monitorare centinaia di variabili diverse. Più sofisticato il sistema, più informazioni e KPI ti può fornire. C'è un problema però, molti di questi indicatori rischiano di mandarti fuori strada. C'è un indicatore che prima di ogni altro devi tenere sotto controllo ed è l'EBITDA. L'EBITDA, quindi il MOL, dà una misura sintetica della capacità dell'azienda di generare ricchezza sufficiente a garantire la copertura degli investimenti, degli impegni finanziari e all'accantonamento delle riserve. Di fatto l'EBITDA rappresenta la misura della capacità di autofinanziamento dell'azienda dal punto di vista economico. È l'equivalente in salsa aziendale della misurazione della pressione per gli esseri umani, un parametro che ti permette di misurare lo stato di salute generale dell'azienda. Spesso gli imprenditori lamentano di non avere il controllo della loro azienda a causa di un commercialista che non gli fornisce i bilanci aggiornati. Io non so se sia vero o meno. Capita a noi molto spesso, per gli imprenditori che affianchiamo, che non riusciamo a ottenere in tempi ragionevoli i dati contabili aggiornati da parte dei loro commercialisti. Ma non credo che siano tutti così. Penso che ci possa essere anche un concorso di colpa in alcuni casi. Tuttavia, per misurare l'EBITDA hai bisogno di un bilancio, ma hai bisogno soltanto del conto economico. E tra l'altro non è necessario del conto economico integrale, perché non c'è bisogno nemmeno del calcolo degli ammortamenti né della contabilizzazione degli interessi bancari. Quindi non ci sono scuse per non monitorare il margine operativo lordo della tua azienda e per non tenerlo sotto controllo costantemente. Ma cosa succede esattamente se non lo fai? Beh, se non misuri l'EBITDA, di fatto non puoi sapere se stai vendendo, realizzando potenzialmente utili o perdite, e rischi di accumulare debiti per alimentare il fatturato. Non riesci nemmeno a capire se hai le risorse per sostenere il costo del debito che hai contratto, né per coprire gli ammortamenti degli investimenti in corso. Non sai nemmeno quali investimenti puoi permetterti e quali no, né hai una misura della capacità di autofinanziamento della tua azienda. Quindi misura l'EBITDA attraverso il conto economico. Chiaramente per poterlo fare devi riclassificare il conto economico contabile in ottica finanziaria. Puoi farlo a mano, puoi utilizzare un software per riclassificarlo, puoi fartelo fare dal tuo commercialista, oppure puoi utilizzare il modello che trovi andando sulla pagina www.didomenicoeassociati.com/modelli-controllo-d-gestione. L'indicatore ottenuto, l'EBITDA, dallo schema riclassificato del conto economico deve essere quindi riclassificato in valore assoluto, quindi in termini positivi o negativi, e anche in relazione a un determinato periodo storico comparabile per durata, quindi trimestre contro trimestre piuttosto che anno contro anno, ma anche in comparazione con altre aziende del settore, perché anche quello è un valore importante. Chiaramente in valori percentuali rispetto ad altri parametri. Se riuscirai a fare questo lavoro, se riuscirai a monitorare con attenzione l'EBITDA, avrai un dato che ti permetterà di fare scelte strategiche importanti e prendere decisioni imprenditoriali anche difficili, perché sono legate all'attività operativa vera e propria. Riuscirai di fatto a capire se le vendite riescono a coprire i costi di produzione, se la tua azienda è più o meno efficiente di altre all'interno del settore e se la produttività sta aumentando o diminuendo nel tempo.
tempo. Nel mio programma di mentorship di Domenico Financial Club ho dedicato alcuni appuntamenti all'analisi di bilancio e in particolare all'analisi dei principali indicatori tra cui l'EBITDA. Se ti interessa saperne di più vai sulla pagina che trovi in sovraimpressione e scopri se può interessarti questo corso di formazione imprenditoriale costruito per moduli. Se ti è piaciuto il video e hai delle domande specifiche o vuoi approfondire qualche tema in particolare, scrivimelo nei commenti e cercherò di risponderti nel modo più completo possibile. E se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale cliccando sull'icona che trovi qui in basso e ad attivare la campanella per essere avvisato sulle novità in tema di gestione finanziaria aziendale, controllo di gestione strategico e ristrutturazione dei debiti. Se invece vuoi farti supportare dal mio network professionale per sviluppare soluzioni su misura per la tua azienda, il mio team di business tutor è pronto ad ascoltarti per capire se possiamo essere la soluzione più adatta al tuo caso. Puoi prenotare una consulenza gratuita e senza impegno per parlare con un esperto di gestione finanziaria aziendale che cercherà di indirizzarti verso la soluzione migliore e se lo vorrai ti illustrerà come possiamo lavorare insieme. Vai sulla pagina che trovi in sovraimpressione, scegli il giorno e l'ora che preferisci tra quelli disponibili e segna l'appuntamento in agenda. Il tutor al quale verrai assegnato ti scriverà per confermarti di aver preso in carico la tua richiesta e per fornirti tutte le indicazioni necessarie a farti ottenere il massimo beneficio possibile dalla consulenza.